non ti ama, se in qualche modo una persona non ti ama, devi fare questa cosa. Perché è molto importante, segnali che di te non gli importa nulla, è come ribaltare la clessidra. Vediamo quali sono i segnali che di te non gli importa nulla, non gliene frega nulla di te, è come ribaltare la clessidra. Ditemi solo se si sente bene, vi chiedo solo se si sente bene o no, perché sto caricando il telefono, quindi avrei solo bisogno di sapere se si sente bene o se non si sente bene. Ok, si sente bene, perfetto. Quindi Potrai usufruire di il tutti i nostro vantaggi grande del. Vindreams ci dice che si sente bene. Allora, quindi ci sono diverse cose che noi possiamo, di cui possiamo renderci conto che ci fanno capire quando una persona fondamentalmente di noi non gliene frega una beata minchia. Questo è un punto fondamentale che dobbiamo prendere in considerazione, perché spesso prendiamo lucciole per lanterne. Voi lo sentite? Perché non si sente? Non si sente o si sente? Che c'è, Vindrims? Ah, si sente, ok, perfetto. No, perché qualcuno non ho capito, si sente, non si sente. Allora, ok, perfetto, benissimo. Allora, cerchiamo, perché alle volte quando si mette in carica il telefono dà un po' di problemi. Cerchiamo di capire quindi cosa fare e come gestire queste situazioni, come capire che a una persona di te non gliene frega assolutamente un cazzo. Perché è uno dei problemi che spesso viviamo come persone, è quello di utilizzare un meccanismo proiettivo, che l'ho già detto tante volte, però spesso noi continuiamo ad avere a che fare con questo meccanismo proiettivo che praticamente alla fine cosa fa? Il Se meccanismo volete, proiettivo che diciamo. cos'è? Il meccanismo proiettivo è semplicemente un meccanismo per il quale quello che io ho dentro lo proietto fuori, no? Ci sono due meccanismi che sono il meccanismo proiettivo, salutiamo anche Lucia, e il meccanismo introiettivo. Il meccanismo proiettivo è: io proietto all'esterno, diciamo così, proietto all'esterno quello che ho dentro. E il meccanismo Potrai introiettivo, io usufruire proietto dentro quello che c'è all'esterno, il meccanismo di tutti i diametralmente opposto, no? vantaggi Quindi il del. meccanismo, diciamo, proiettivo è quello che mi fa pensare che quello che io provo dentro lo proietto sull'altra persona, no? È la morca nulla amata, mar perdona. Se vogliamo, poi la morca nulla amato amar perdona è un meccanismo proiettivo, salutiamo anche la mela. Quindi, in virtù di questo meccanismo, spesso noi prendiamo lucciole per lanterne, no? Pensiamo, salutiamo anche Sissi, è l'amante, Sissi è l'amante, no, l'amante, è la fidanzata di Pippoli, salutiamo la nostra Ghenettina. Quindi questo è quello che succede, no? Fondamentalmente. Purtroppo, quindi questo meccanismo, che è un meccanismo, diciamo che gli esseri umani vivono e vivono anche frequentemente. Purtroppo lo vivono frequentemente perché noi non siamo in grado di percepire la realtà senza tenere conto dei filtri. Cioè noi abbiamo dei filtri che sono i nostri filtri interni che vanno a modificare anche pesantemente la realtà che noi andiamo a vivere. Questo purtroppo avviene, e allora noi dobbiamo imparare ad avere un'oggettività, quindi capire oggettivamente, osservando. Noi dobbiamo diventare degli osservatori come se fossimo dei chimici che fanno delle esperienze. Non è che se tu hai la merda dentro devi proiettarla fuori. Quindi questo è il punto fondamentale, osservare. E per osservare dobbiamo avere la padronanza delle nostre emozioni, perché se noi ci lasciamo comprimere dalle emozioni, le emozioni ci comprimono e ci impediscono fondamentalmente, totalmente, di vedere le cose nel modo giusto. Questo ve lo diceva anche vostra nonna. Vostra nonna aveva ragione, diceva: quando sei innamorato, quando sei innamorata, c'hai le fette di prosciutto sugli occhi. Non l'avete mai sentita questa frase? Ve la diceva pure vostra nonna. Quando sei innamorato, tu hai, salutiamo anche Federica, tu hai le fette di prosciutto sugli occhi. Allora, queste fette di prosciutto, mettitele nel culo e non metterle sugli occhi.
Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tu devi analizzare oggettivamente, devi diventare uno sperimentatore, devi osservare dettagliatamente i comportamenti di quella persona. Perché ti dirò di più? Un altro punto fondamentale, ti dirò di più. Sì, il prosciutto dopo che te lo sei messo nel culo, te lo mangi, diciamo, prima te lo metti nel culo il prosciutto, poi lo mangi così gli dai gusto. Però dobbiamo tenere presente questo fatto fondamentale, che di fatto è un fatto fondamentale, che noi dobbiamo diventare padroni delle nostre emozioni. Nel momento in cui tu sei padrone delle tue emozioni, hai acquisito questa padronanza, diciamo, delle tue emozioni, niente e nessuno ti potrà più ferire. Perché la realtà che tu vivi è una realtà globale, è una realtà totale. Tra l'altro salutiamo anche Betty Cottici, la nostra bravissima pittrice. Andate a Venezia, a Campo Manin, e vi fate dipingere furbi. Allora, come facciamo a mantenere questo distacco del risultato? Perché questo è veramente il concetto base, è veramente il concetto fondamentale. Essere distaccati dal risultato. Distaccati dal risultato significa che io mi concentro non tanto sull'obiettivo, ma mi concentro distacco dal risultato è un distacco emotivo fondamentalmente, no? Che poi è quello che diciamo nel no contact. Si tratta di sviluppare l'intelligenza emotiva, si tratta di sviluppare, diciamo, l'intelligenza fondamentale, no? Quindi, allora, come facciamo a rimanere distaccati e osservare? Intanto dobbiamo limitarci a osservare i comportamenti. Dovete fare una dicotomia. Quello che una persona dice conta zero. Quello che una persona dice conta zero, ma quello che una persona dice conta, quello che una persona dice conta se l'associamo al non verbale. Perché non verbale è quella parte più profonda che tira fuori, diciamo, che tira fuori quelli che sono gli zombie che abbiamo dentro. Quindi ci servirà un qualcosa di molto importante, e adesso vi dico che cos'è questa cosa importante, è che voi, a seconda di quello che dicono le persone, andate a captare anche quelli che sono i loro turbamenti, andate identificare anche quelli che sono, diciamo, i loro zombie, e noi dobbiamo sapere quali sono i loro zombie. Cosa vuol dire non verbale su Telegram? Che vuol dire non verbale su Telegram? Non capisco. Cosa vuol dire non verbale su Telegram? Non verbale non so cosa sia. Noi dobbiamo applicare questo. Dobbiamo raggiungere il distacco emotivo. Intanto il distacco emotivo ci serve per interrompere quella che potremmo definire una relazione, diciamo, una relazione tossica fondamentalmente, no? Perché interrompere una relazione tossica o una relazione sbagliata ci dà dei grandi benefici. Allora, adesso vi darò delle istruzioni fondamentali che vi permetteranno, diciamo, che vi permetteranno delle cose. Allora, cerchiamo di capire un po' come funzionano le cose. Intanto vi dico subito una cosa. Quando avete a che fare con una relazione su Telegram, vi rispondo anche se le domande dovreste fare facendo una donazione. Anzi, vi ricordo che se volete approfondire queste cose, fate l'abbonamento base a questo canale. Io ve lo do veramente come consiglio. Se voi fate l'abbonamento base a questo canale, potrete seguire tutti i miei seminari e seguendo tutti i miei seminari acquisirete un sacco di informazioni. Io vi suggerisco di farlo. Le persone che sono qua, ce ne sono diverse che stanno facendo i seminari, possono liberamente ovviamente dire se gli piacciono o no, quindi potete tranquillamente partecipare provate un mese, se poi vi piace continuate. E con l'abbonamento base, poi se vi piace continuate. Allora, salutiamo anche Y, sono diverse persone che qua partecipano. Comunque, allora, vi do la prima informazione. Tutte le relazioni in chat, che sono pazzo, ma vada a fanculo, tutte le relazioni in chat sono relazioni inutili.
sono, bravo Pippoli, Pippoli è colpito, tutte le relazioni in chat sono relazioni inutili, inutili. Quando avete a che fare con delle relazioni in chat, non potete assolutamente, non potete assolutamente, come possiamo dire, valutarle come relazioni. Chi si innamora di qualcuno che ha conosciuto in chat, che non sa chi è, che non sa che persona è, che non sa che caratteristiche ha, purtroppo, io lo dico, purtroppo è un qualcosa che non porta assolutamente nessun risultato. Si sente male? Sentite male o no? Vediamo un attimo. Adesso si è bloccato, ditemi come sentite. Adesso si è bloccato, ma ditemi come sentite. Adesso ditemi come sentite. Ditemi come... Non cominciate a scrivere, sente male, ho fatto delle modifiche. Oh, ora bene, benissimo. Oh. Ma come malissimo? Ora bene, Befana, Carampana. Vecchie rincitrullite. Ma che gracchia, il tuo cervello gracchia. Allora, andiamo avanti. Quindi, quindi questo è il concetto fondamentale che dovete prendere in considerazione. Allora, vediamo alcune cose importanti. Allora, intanto le relazioni online non sono relazioni. Quindi chi si innamora di qualcuno online è un coglione. Primo punto. Secondo punto. Dovete superare un fatto fondamentale, è il timore di perdere una persona che ti fa miseramente cedere ogni dignità. Quindi tu perdi ogni dignità e vai a proiettare qualcosa perché la paura di perdere quella persona. Allora ti svelo un segreto. Come fai a... Beh, non sono in chat. Allora, se non è solo in chat o in video chat o in cazzin cool o come vuoi, non serve a niente. Non potete innamorarvi online. Cioè, voi dovete innamorarvi nel momento in cui una persona la vedete in carne ed ossa, non prima. Cioè, non potete innamorarvi nel momento in cui una persona, fin tanto che non la vedete in carne ed ossa, non prima. Può essere in chat, in video chat, può essere che ti fai un ditalino mentre... Ah, ci vediamo dove? Se ti vedi di persona è un conto, se ti vedi nel videochiamata è un conto diverso. Poi, cioè, tu comunque le cose in videochiamata potresti vedere alcune cose. Vabbè, senti, fai che cazzo vuoi, ci vediamo molto bene. Ma dove? Di persona o in video? È diverso. Comunque, allora, se ti vedi di persona, è di persona che devi capire, non è in chat, è di persona che devi capire. E quando vedi la persona, di persona, la vedrai, no? Allora, quando la vedi, riesci a cogliere dei segnali. Se non la vedi, certo, in video qualche segnale puoi coglierlo. In video qualche segnale puoi coglierlo, ma è di persona che puoi vedere le cose. I comportamenti li vedi di persona. Allora, quindi, ma voi dovete imparare ad affrontare una cosa fondamentale, che è il timore di perdere una persona. E allora c'è una regola base che ti suggerisco di usare questa regola. Quando ti senti innamorata di una persona e questa persona mette in atto una comunicazione o delle azioni che sono diverse dalla sua comunicazione, cioè ti dice, ad esempio, facciamo l'esempio di quello sposato, tanto va bene poi per tutto, prendiamo quell'esempio di quello sposato, ti dice lascerò mia moglie tra un mese, ok? Lascerò mia moglie tra un mese, mettiamo, ti dice lascerò mia moglie tra un mese. Se è passato il mese, come una scadenza di una rata, diciamo, no? Lui non lascia la moglie, non lascia la moglie, tu lo devi lasciare istantaneamente, non devi dare una seconda possibilità, perché nel momento in cui tu dai una seconda possibilità, hai dato la prima. È la stessa cosa per una donna che accetta il primo schiaffo.
Se tu accetti e fai passare il primo schiaffo, il primo pugno, la prima violenza, poi accetterai tutte le altre. E questo è un punto fondamentale. E questo è un punto fondamentale. Voi non dovete, dare una seconda possibilità. Non c'è una seconda possibilità. E questo è fondamentale però. Questo è fondamentale. Perché nel momento in cui uno ti dice qualche cosa e non lo fa, vuol dire che praticamente di te non gliene fotte un cazzo. Sta semplicemente cercando di prenderti per il culo. Se lui ti dice, ci sono stati dei casi allucinanti in cui magari uno diceva, che ne facciamo un esempio, tra un mese ti sposo, poi tra un mese dici, guarda, non ti sposo più, restiamo solo fidanzati. Se lui ti ha detto, tra un mese ti sposo e tra un mese non vuole più sposarti, lo devi mollare. Quindi preventiva devi chiudere la relazione. In via preventiva devi chiudere la relazione. Questo è un punto fondamentale. Esatto, bravo Divin Dreams, ma questo è un esempio. Quindi noi dobbiamo tenere presente che questo è il metro. Noi dobbiamo misurare, perché questo è misurabile. Tutto il resto non è misurabile, perché per dire, misurabile è quello che si può accertare. Se io ti dico ti amo tanto, ma che cazzo vuol dire ti amo tanto? Tanto quanto? Tanto cosa vuol dire ti amo tanto? Io dico ti amo tanto, però resto con mia moglie. Ti amo tanto, ma ti tradisco. Ti amo tanto, ma ti mando a fanculo. Ti amo tanto, ma ti faccio ghosting. Allora non ti amo tanto. Prima cosa. Seconda cosa che non dovete assolutamente prendere in considerazione. È il fatto, salutiamo Vincenzo Chiavaro, salutiamo Cristina Cri. Seconda cosa che non dovete prendere assolutamente in considerazione, intanto mi chiamo anche Vincenzo e Cristina, che sono, ricordo che chi volesse fare il moderatore, basta che fa l'abbonamento al canale, quindi anche l'abbonamento live e diventate moderatori, cioè vi chiavo. Quindi chi invece vuole seguire, le mie lezioni sul canale Massimo Taramasco, basta che fa l'abbonamento base, quindi con l'abbonamento base potete seguire le mie lezioni. Quindi questo è un punto fondamentale. C'è un'altra cosa che dovete prendere in considerazione, è il linguaggio non verbale, perché il linguaggio non verbale non mente. Quindi a livello non verbale una persona ti può dire delle cose che tu altrimenti non andresti a cogliere, non andresti a capire. Ad esempio c'è un segnale che ogni tanto tiro fuori, iscrivetevi anche al canale Pepe Rosa. Ah, anche Ramona mi chiavo anche Ramona, perché vedo che anche Ramona è abbonata, quindi mi chiavo anche Ramona perché anche Ramona è abbonata. Quindi un'altra cosa che vi suggerisco di fare è osservare, il non verbale fondamentalmente, no? Se una persona ti dice e si gratta la nuca, ti dice io mi trovo bene con te, tenete presente, mi piace stare con te, che il grattamento della nuca significa frustrazione. Quindi vuol dire che quella persona in realtà è frustrato a vivere con te. Questo è molto importante tenerlo presente. È molto importante tenerlo presente per quale motivo? Perché è l'anticamera di essere lasciata. Perché quando è che uno... un'altra cosa che voi non dovete prendere in considerazione, iscrivetevi al canale Pepe Rosa, un'altra cosa che voi dovete prendere in considerazione, che è molto importante, è il fatto che non è che le cose capitano dal nulla. Cioè, non è che una persona oggi è innamorata di te e domani ti lascia.
quando una persona ti lascia, soprattutto se ovviamente, ecco, dovete tenere presente anche, perché ci sono persone che mi dicono, mi ha lasciato, ma hai avuto una relazione? No, siamo andati a letto assieme. Ma che andate a letto assieme nel cazzo? Non è una relazione quella lì! Cioè, non è che tu puoi dire ho avuto una relazione perché gliel'ho data una volta, gliel'ho data una volta non conta un cazzo come relazione, no? Quelli che mi dicono abbiamo una relazione, ah sì, ci sono andato a letto, ma che relazione è relazione? Quella è un infilamento e basta, non è una relazione. Quindi una relazione c'è quando le persone restano in contatto, si frequentano, insomma, relazione è relazione. Non è che perché tu gli hai dato una volta siete in relazione, siete in un cazzo, cioè una relazione del cazzo praticamente, detti in altri termini, non soltanto metaforici. Allora, quando diciamo godi, no. Se godessi quando urlo, sarei in un orgasmo continuo durante le chat, durante le live, Ramona. Quindi questo dovete tenerlo presente fondamentalmente, no? Quindi quello che voi dovete prestare attenzione, no? È il fatto che se una persona ti dice, ad esempio, no, non c'entra per quante volte gliela devi dare, tu puoi dargliela anche all'infinito. Una relazione, ecco, quando è che c'è una relazione? Quando quella persona si apre emotivamente con te, quando quella persona vuole sapere della tua vita, quando quella persona vuole entrare nella tua vita e quando quella persona ti fa entrare nella sua vita. Una relazione è un mescolamento. La relazione comporta un mescolamento. Quando l'interazione con quella persona ti porta un mescolamento. Se lui ti manda un messaggio, ci vediamo domani sera al parcheggio del cimitero alle 9 e poi alle 9 e un quarto se ne va via, quella non è una relazione, puoi vederlo anche tutta la vita. Fondamentalmente, una relazione è quando c'è una condivisione di situazioni, quella è una relazione, non soltanto di, diciamo, umori vaginali, fondamentalmente. Allora, poi ovviamente gli amori, come abbiamo visto, ci sono tre variabili dell'amore, no? Non è detto ci sono otto. Oh, salutiamo Giorgio Cameli, Abemus, Giorgio Cameli, benvenuto. Quanto tempo, il grande Giorgio Cameli, ricordo i libri di Giorgio Cameli, Battito di ciglia, Il sentiero della felicità e il canale di Giorgio Cameli, che è il canale Art for Art Roma, qualcosa di Art for Art mi sembra, Roma, quindi se vuoi postare il link del tuo canale, Mirart Point Roma, ecco, iscrivetevi al canale, Mirart Point Roma. Se ci metti il link è un canale molto interessante dove fa anche delle lezioni, Giorgio, molto interessanti proprio sulla gestione delle emozioni. Perché la gestione delle emozioni, che è quella che spiega anche Giorgio nel suo canale, è veramente importante. Perché se io non so gestire le mie emozioni, se io non so, urlare uno stesso, se io non so gestire le mie emozioni, non riesco a gestire nulla, no? Quindi, prestiamo attenzione al linguaggio non verbale. Voglio stare tanto con te, vuol dire che non gliene frega un cazzo di te, non gliene frega un cazzo di te. Questo è un segnale fondamentale che dovete tenere presente. Quindi poi dovete affrontare la paura di perdere quella persona, perché quindi la regola è quando temi di perdere una persona, lasciala. Questa è una regola che dovete segnare. Quando avete paura di perdere una persona, lasciala. Perché soltanto lasciandola, cioè facendo qualcosa che normalmente non vorresti fare, che tu ti dai il top delle emozioni e poi eventualmente te la riprendi. E provate, quando scrivete, quando hai paura di perdere una persona, lasciala. Poi, ovviamente, tanto per dire un qualcosa a Roberta Vincente, è vero, certi personaggi è proprio meglio togliersi dai coglioni, no? Perché è ovvio che se tu hai a che fare con una relazione tossica, è inutile che te la porti avanti. È inutile, dipende sempre dal tuo obiettivo. È inutile che te la porti avanti se una relazione è una relazione tossica. Che cazzo te la porti avanti a fare?
Però il problema è che se tu non sei consapevole dei bisogni della tua parte emotiva, ti capiterà spessissimo di autosabotarti. Purtroppo questo succede molto spesso. Nel momento in cui noi non siamo consapevoli di quelli che sono i bisogni della nostra parte emotiva, diciamo, è come andare a cavallo su un cavallo selvaggio. Il cavallo selvaggio, se tu non riuscirai a domarlo, il cavallo selvaggio va domato gradualmente. Ecco, questa metafora che mi è venuta mi piace. Pensate alla parte emotiva come un cavallo selvaggio che dovete domare. Ora, il cavallo selvaggio dovete domarlo gradualmente. Non potete, provate, io non sono andato, sono andato a cavallo qualche volta da ragazzo, ma non è che sono un cavallerizzo, diciamo, no? Però sono andato a cavallo. Però conosco persone che vanno in maneggio il cavallo, e col cavallo ci devi familiarizzare, ci devi dormire assieme, devi fare delle cose, no? Un cavallo selvaggio avviene in modo graduale. Se tu non sei mai entrato in contatto con le tue emozioni, non conosci la tua parte emotiva, non puoi pensare di cadere sul cavallo, di salire sul cavallo selvaggio delle tue emozioni e domarle, no? Quindi devi piano piano conoscere la tua parte emotiva, gradualmente. Soltanto quando avrai imparato a conoscere bene la tua parte emotiva, allora gradualmente potrai farci amicizia. Perché noi non dobbiamo contrastare la nostra sfera emotiva, non dobbiamo contrastare la parte emotiva. Non ha nessun senso contrastare la sfera emozionale, perché se contrastiamo la sfera emozionale e siamo come un canotto che si scontra contro una portaerei, fondamentalmente. Quindi come facciamo, ecco, adesso qui vi è la cosa interessante, come facciamo a fare amicizia con la nostra parte emotiva? Perché se noi ci facciamo amicizia, non saremo più succubi delle sfere emotive degli altri, perché saremo, come dire, autoreferenziali, no? Da un certo punto di vista, cioè avremo la capacità, avremo imparato a pescare. Ecco, questa è un'altra metafora che mi piace, no? Fare amicizia con la propria parte emotiva significa imparare a pescare, perché un conto è se qualcun altro ti dà il pesce, come ad esempio prende sempre Sissi, no? Sissi ad esempio prende sempre il pesce da Pippoli, e allora praticamente prendendo sempre il pesce sempre solo da Pippoli, praticamente Sissi diventa dipendente da Pippoli, perché l'unico pesce lo prende da Pippoli, fondamentalmente. Se invece Sissi impara, diciamo, a diversificare, diciamo, a capire ogni volta quale pesce prendere, potrebbe prendere diversi pesci, fondamentalmente. Quindi Pippoli a quel punto lì perderebbe interesse, perché non c'è più una fonte specifica che le dà il pesce, fondamentalmente, perché lei ha imparato a pescare. Lei ha imparato a pescare, quindi il pesce, diciamo, se lo prende un po' dove vuole. Il pesce se lo prende un po' dove vuole, quindi questo è importante, prendersi il pesce dove vuole. Questo è un po' importante, fondamentalmente, no? Quindi questo è un punto molto importante. Allora, lei è una patella. Quindi che cosa dovete imparare a fare, fondamentalmente? Dovete imparare a pescare. A imparare a pescare cosa vuol dire? Vuol dire che dovete imparare a gestire la vostra parte emotiva, a fare amicizia, salutiamo, a fare amicizia con la vostra parte emotiva, iniziare a dargli delle emozioni, e poi provate ogni giorno a dire se gli avete dato sufficienti emozioni. Per fare questo è semplice, ti metti in piedi, ad esempio, provate a mettervi in piedi, chi vuole fare questo piccolo esercizio, si può provare a mettersi in piedi. Intanto la parte emotiva risponde, se tu stai in piedi con le braccia lunghi i fianchi, l'unica risposta che ti dà è ti fa andare in avanti o indietro, avanti per dirti sì, indietro per dirti no, perché sì ti ci fa andare avanti, perché, come dire, è come una capra, no? Che quando vede il sale va avanti, indietro no, è la negazione. Quindi ti metti in piedi, chiudi gli occhi e dici a te stesso o a te stessa, mi sono data sufficienti emozioni oggi? Prova, e poi aspetti la risposta.
mi sono data sufficienti emozioni oggi? Fallo con gli occhi chiusi, perché in questo modo sei meno, diciamo, influenzabile da, diciamo, da rumore, eccetera. Devi semplicemente dire, mi sono, ecco, se vai indietro significa che la tua parte emotiva è sotto dose. Vuol dire che non ti sei data sufficienti emozioni oggi. Quindi va bene, questo è un punto. L'importante però è capirlo. L'importante è sapere, indietro, ecco, tutte persone che non si sono date sufficienti emozioni oggi. Quindi questo è un punto fondamentale. Salutiamo Pink. Se tu impari a gestire questa cosa qua, praticamente non avrai più paura di perdere una persona, perché è la paura di perdere una persona che ti la farà perdere. E nel momento in cui tu temi la paura, hai paura di perdere una persona, è quello che è il momento giusto di lasciarla. È il momento giusto di lasciarla. Salutiamo anche Tug. Tra l'altro ricordo che sabato faremo la registrazione con Pink e Pippoli, Pink e Pippoli. Ho sbattuto così per la porta. Sì, è vero, Poi quella è un'altra emozione. Certo, è importante. Bravo, bravo Giorgio. Questo è un punto fondamentale. Allora, quindi, questo dovete imparare assolutamente. Dovete imparare a riconoscere tutti questi tratti. E se una relazione la riconosci come relazione tossica, salutiamo Giovanna, se una relazione la riconosci come relazione tossica, devi assolutamente chiudere, devi assolutamente abbandonare. E nel momento in cui tu abbandoni, è come se avessi stappato una bottiglia di champagne, perché è fantastico lasciare qualcuno, è veramente bello se ti dai l'emozione di farlo, dando forza alla tua dignità, dando forza al tuo orgoglio. È veramente bello, è veramente importante, è veramente interessante. Cioè, riuscire a fare questo è veramente il punto fondamentale, è veramente la cosa fondamentale. Noi dobbiamo imparare fondamentalmente a gestire quelle che sono, diciamo, a gestire quelle che sono le nostre soluzioni, a gestire quelle che sono, diciamo, le nostre emozioni. Dobbiamo imparare a gestirle nel modo giusto, nel modo corretto. E sono delle procedure che sono fondamentali, sono delle procedure che sono molto importanti. Non dobbiamo aver paura di far soffrire qualcuno, perché se qualcuno se qualcuno non ti dà le giuste attenzioni, se qualcuno non ti dà le giuste, non ti dà il giusto feeling, non è che devi farlo soffrire. Noi dobbiamo mettere in prima istanza noi stessi davanti, diciamo, dobbiamo mettere in prima istanza noi stessi davanti a tutto ciò che è importante. Quindi questo è, credo che sia il punto fondamentale, credo che sia il punto importante, no? Poi, esatto, un'emozione, brava, brava. L'immaginazione, diciamo, l'immaginazione, come dice Giorgio Camelli, è anche molto importante, perché noi l'immaginazione, la creatività, la fantasia, ecco, sono tutte cose che Giorgio Camelli giustamente dice sono fondamentali, perché la logica e la razionalità ti alimentano di... Noi siamo abituati, noi abbiamo spesso una parte logica, no? La maggior parte delle persone oggi è iperlogica, la maggior parte delle persone oggi copre, diciamo, con la logica quelle che sono le emozioni, perché viviamo in un mondo positivista, un mondo iperlogico. Invece le emozioni, l'ironia, la fantasia, il gioco, la seduzione è un gioco bellissimo che ti dà emozioni, ma anche, diciamo, anche, come dire, quel leggero tormento che tu puoi vivere, perché seduci e non sai se riesci a sedurre o meno. Provate a giocare al gioco della seduzione, ma provate semplicemente per flirtare, per giocare, per vivervi qualcosa di bello. Tra l'altro vi ricordo che questa sera alle 21 c'è la mia premiere
E alle 22 c'è la musica che vi darà emozioni anche. Quindi alle 21 c'è la premiere, alle 22 c'è la musica. Quindi sono due appuntamenti che vi suggerisco di portare avanti perché sono importanti. E comunque vi suggerisco veramente di provare a giocare con la seduzione, anche a lasciare una persona. Pensate, quando una persona non ti dà quello che vuoi, anche se tu vivi un attaccamento, ma vi dirò di più, gestire un desiderio, hai voglia di mangiare una fetta di torta, ma sai che ti fa male, guardi la torta e non la mangi. Oppure guardi il telefono, hai voglia di mandare questo messaggio. Ma sai che non è giusto, non lo mandi, guardi il telefono e non lo mandi, ti dai l'emozione di non averlo mandato, ti dai l'emozione di non mangiare la fetta di torta. Vuoi essere a dieta? Non è che devi fare, ti dai l'emozione di non mangiare la torta, di non mangiare la pasta, guardi il cioccolato e non lo mangi, quella è un'emozione che tu dai deliberatamente alla tua parte emotiva. Sì, se sbavi, se cedi, diventi, ecco, se cedi, hai perso. Non devi cedere, tu devi essere vincente. Non devi cedere, tu devi essere vincente. E queste sono le cose fondamentali. Bene, comunque, vi ricordo quindi di provare. Provare per credere, perché se provate avrete delle risposte positive. Vi ricordo l'appuntamento delle 21 questa sera con l'appuntamento delle 21.